Cavallini che mette il centro per Giacomo Rossi, gol! Ed è il gol, gol del pareggio della Pro Livorno, 1-1 quando siamo giunti al 21esimo minuto del secondo tempo. Quando segna Jonathan Granito di solito sono gol pesanti che portano punti preziosi. Non ti capitava da un po', arrivato in questo sabato 10 aprile contro un avversario veramente di grande spessore? È servito insomma a rimediare a una situazione di svantaggio che insomma già portava, aggiungeva un altro macigno dopo un momento negativo. Io partirei da quel momento, quel gol arrivato in maniera anche un po' fortuita, che però ha ridato slancio alla vostra prestazione. Sì, c'è stato questo cross di Jack che è stato un po' allungato dal vento, la palla era sulla riga dentro fuori, secondo me Guadaline non l'aveva dato e io mi sono fatto trovare lì pronto, l'ho buttata dentro e intanto ho fatto gol. Sì, veniamo da un periodo brutto, come diceva anche Costa, ne siamo usciti a testa alta oggi, perché la prestazione che abbiamo fatto oggi ci fa ben sperare, e in queste tre partite siamo stati riconoscibili. Quindi bisogna continuare così, già da mercoledì provare a fare un'altra grande prestazione e cercare di far punti. Sembrava insomma non ci fosse limite, no? Diciamo alla fase calante dal punto di vista non solo dei risultati ma anche delle prestazioni. Allora ti chiedo, rispetto alla trasferta di Sasso Marconi, sono passati pochi giorni ma sono proprio due volti diametralmente opposti quelli espressi dalla squadra, come te lo spieghi? No, sicuramente lo stimolo di giocare contro una grande squadra che sapevamo già vista l'andata, e non dico che abbiamo sottovalutato queste tre partite, perché in un campionato ci sta di avere un momento di riflessione, che sei un po' più sulle gambe, magari ti capita ogni qualche partita, a noi ci è capitato con tre partite di fila, quindi insomma abbiamo cercato di rifare gruppo, di allenarci al 110%, di ricercare le cose che sapevamo, e oggi a tratti siamo riusciti anche a farlo. È stata una partita che potevamo perderla, vincerla, insomma abbiamo avuto diverse occasioni, un mezzo rigore che a mio parere c'era perché era dentro l'area, loro hanno avuto due pali, insomma partita a viso aperto che ce la siamo giocata contro la terza in classifica, probabilmente se vince il recupero può essere anche prima a pari punti. Esattamente, invece per quanto riguarda l'obiettivo di questa Pro Livorno Sorgenti, insomma, che è quello di provare a restare sul treno dei playoff, bisogna andare a questo punto a giocarcela ancora una volta con lo stesso spirito a Rimini, perché è potenzialmente uno scontro diretto, insomma, anche se la classifica mostra un volto parziale, però sarà un passaggio delicato e altrettanto importante quello di mercoledì prossimo. Sì, noi siamo lì, dipende da noi, mancano sempre tante partite, però noi non bisogna guardare gli altri, noi bisogna cercare di fare risultati, queste partite più risultati fai e magari migliori la classifica e riesci a rimanere lì agganciato ai playoff, anzi dentro i playoff. Noi a questo punto siamo partiti un po' per la salvezza e ora siamo dentro i playoff e ci piacerebbe farli e faremo di tutto per farli. Bene, ringraziamo Jonathan Granito e buon proseguimento di stagione.